zombie apocalypse. Buongiorno. Allora, oggi, buongiorno. Sì. Oggi 6 marzo. Sì. Io, Caterina e mia nipote Melania siamo andati alla spesa al Vespar. Ciao. Buongiorno, sì. Abbiamo preso pellet 10 sacchetti da 15 kg. A 5,99 sono costati 59,90. Sì. Poi abbiamo preso carta marbo. Marbo, da qua. Per la casa è molto utile questa qui. Non so se sia poco o se sia molto. Allora, ce n'è 3 rotoli ed è costata 3,49 euro. Poi abbiamo preso carta igienica, questa Tempo. Eccolo qua. Sì, fallo vedere bene. Eccola qua. 4 rotoli, non mi pare che costi poco per niente, 4,05 euro. Poi pane Dolgiano, questo pane sono 4 panini, questo è lo fanno Dolgiano Carmelo, Fontana di Lucolbo, Sassari. Ecco, questo pane al chilo è prezzo al chilo, dov'è? Ci sarà scritto anche. Prezzo 2, al chilo è 6,60, ha pesato 3,88 grammi. E sono 2,56 euro. Sono rimasta un po' alla lira ogni tanto. Poi Nettare Despar, questo succo di frutta alla pera. Despar. Succo e polpa, ecco, succo di polpa, vedete? 1,75 euro. Sì. Poi formaggio grattugiato. L'ho messo in ordine, lascia. Grattugiato 3,05 euro. Questo è a 18,50 perché è grattugiato ed è uscito 3 etti e qualcosa. Insomma, questo è 3,11 euro. Non l'hai fatto lettero? Sì, eccolo. Allora, eccolo qua. Ce ne sono ben 2, ragazze. Poi c'è l'altro, 3,22 euro, sempre a 18,50. Andiamo un po' spediti, da. Sì. Allora, cracks, come si chiama? Cracker. Dove sono? Sono di là, te li passo io. Carici, eccoli qua. Allora, questi sono bianco, vino salato bianco e pesano. C'è scritto qua. Dove? Non lo vedo. Eccoli qua. 500 grammi, bene. 500 grammi e sono costati 2,39 euro. Poi c'è caffè Lavazza. Eccolo qua. Suerte. Suerte. Questo è 500 grammi, è aumentato anche questo, A voi 5,49 euro. Poi zucchero Despar, un chilo, 1,55 euro, lo prendo sempre, quindi non ci saranno sorprese. Poi c'è questo Vitalis che piace molto a Melania. Con dolce cioccolato. Ecco. Non me ne sono accorta, però t'avrei preso più volentieri la frutta. Vabbè, però non l'ho vista. Abbiamo preso questo qua, preso, che è carissimo. Allora, questo è 310 grammi ed è costato 4,15. Carino, eh?
della Cameo Vitalis. Poi c'è Nesquik. Nesquik? Nesquik, eccolo qua, mezzo chilo, 5,09 euro. Sì. Poi patate alla cassa, eccoli qua. Questi sono a 179 al chilo, sono 1,350 kg e il totale 2,43 euro, eccolo qua. 2 cetrioli, vediamo se c'è quanto sono al chilo. Sono al chilo 2,89 euro, hanno pesato 415 grammi, totale del prezzo 1,20 euro. Ecco qua, sì, si vedono, si vedono. Ancora un altro zucchero, eccolo qua. Della Tesper. Sempre 1,55 euro, ovviamente. Poi c'è Isetta che è 125 grammi, mi pare che non ci sarà, no, 130 grammi, peso netto, ed è costata 99 centesimi, quindi sono soddisfatta di questo prezzo, mi va bene. Poi arance. Arance, una valla. Eccole. Da qua. Sono 3, 7 arance. Naver, a quanto sono? Al chilo 1,29, hanno pesato 1,55 kg, 2 euro. C'è altra uvetta qua? Sì, ce n'è un'altra. Allora, un'altra uvetta. No, aspetta. Uva sultanina, 99 centesimi, sì, arance l'abbiamo già detto, poi biscotti Milka, tale biscotti Milka, eccolo qua, qua, faccio vedere io, carine, la signorina l'ha voluta e l'abbiamo comprata. Ma secondo me sono buone, ho preso anche in America, ce n'è poco di questi, quanto ce n'è, è una confezione piccolissima, vediamo se c'è il peso. Ma non c'è neanche il peso. No, no, il peso ci deve essere da qualche parte. Aspetta che li peso nella mia bilancia. Ok, un attimo solo, ragazzi. Non sto per altro il video, se no non finiamo più. 2 etti e 20 grammi. 2 etti e 20 grammi, raga. Sì. 2 etti e 20 grammi, quanto ho detto. €3,19. Sì. Un altro pomodorino, questi che sono molto dolci, pomodorini Despar 100% italiani, eccoli qua, che costano 99 centesimi. Poi c'è torta Galvani, che sarebbe gorgonzola naturalmente. Questa qui è a 21,90, non è che costa poco, ma è buona. Peso netto 1 euro, peso netto grammi 1,92 ed è uscita 4,20 euro. Limone, chi sono i limoni? Loro limoni, non lo so, eccolo qua. Sì, sì, ce l'ho in mano, ce l'ho in mano, lascia. Sì. Allora, limone al chilogrammi 2,39, sono usciti 995 grammi, 2,38 euro. Ma è possibile? Al chilo 239, sì. Come si chiama Maria ti chiamo? Come si chiama? Si chiama Maria ti chiamo, proverbio valorese, perché non è chiaro questa cosa. Allora, 2,38 centesimi.
prugne secche, ecco, questi fanno bene a una certa inconvenienza che può capitare in famiglia. Per esempio, se capita una stitichezza, ne mangiate 3 o 4 e si può risolvere tutto. Allora, sono prugne sinuette, non lo so, guardate, premio. Prugne californiane, denocciolate, pesano 250 grammi. Questa che l'ha costo? E costano 5,49, beh, si parlava anche che fanno da medicina. Penso che ci sia un'altra uvetta. No, non ce n'è altra. Quante ne ho uvette? Guardiamo via. Uvetta. Uvetta. Ah, ne ho due, sì, va bene. Si vede che una l'ho già detto. Allora, mele golden, questi qua. Ne ho presi 4 e sono al chilo. Mele golden al chilogrammo 2,69, hanno pesato 820 grammi, 2,21 euro. Eccoli qua. Non so se si vede a me. Sì, già si vede. Fidatevi sulla parola. Ecco qua. Tanto nessuno ci guadagna. E appunto. Allora. Pomodorini sherry, come si chiamano loro, vediamo provenienza, l'ortofrutticolare, prodotto varietà pomodoro ciliegino, provenienza Italia, Sicilia, sì. Si fanno le belle verdure, le cose buone, sì. Allora sono 500 grammi e sono costati, eccolo qua, €1,69, quindi diciamo può andare. Cipolle dorati. Cipolle dorate, ne ho preso 5 sono. Questi sono al chilo 1,99, peso netto 6,10. Allora, totale €1,21. Prezzemolo, un mazzettino 79 c'è, no, mi sto sbagliando, prezzemolo è di meno, 89 centesimi. Poi insalata verde, l'ho trovata bella fresca questa, questa al chilogrammi è €3,19, ha pesato 490 grammi, è uscita un totale di €1,55, non so se si vede, si vede. Poi abbiamo banane, 2 banane, ogni volta non si mangiano, io ne ho buttato una e non va bene, ma sono buone frullate con latte anche. Allora, le banane sono a €1,89 al chilo, peso 285 grammi, totale 54 centesimi. Poi abbiamo insalata bietola, insalata bietola, oh, non vedo il prezzo, come mai? Questa che non l'hanno pesata, fisse. E non già l'hanno pesata. E allora dov'è? Qui non c'è scritto, però qui c'è scritto invece. Bietole, eccolo qua. Non c'è il peso, non c'è nulla. Questo mazzetto, ho capito, mi sono ricordata. Sì. Questo era cancellato dove c'è l'articolo, il che significa che sono ogni mazzettino €1,49. Okay. Ce n'è tanti per 2 persone, sì, non lo mangiamo in una volta. Allora, il totale è di 136,47 centesimi. Sì. C'è scritto IVA, non so se me l'hanno fatta pagare o se è fatto per dirlo. Così si non vede. Non ho ancora si vede. Constatato bene la situazione. Allora, ok, bene, a posto. È passata una brutta influenza.
6 giorni in casa, oggi è il primo giorno che esco e speriamo che sia l'ultima influenza di quest'anno. Tanti auguri a voi, tante buone cose. Tanta salute che ci vuole anche. E tanta pace. Nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Che finiscano questo macello di questa guerra, perché non si può più sentire delle cose a voi. Arrivederci. Ciao, no. A presto, un bacio. Alla prossima.